nostro orgoglio nazionale, Nazione Italia, per l'ambito off-road, Fabio Fasola, qui alla Dakar. Ieri, tra le tante brutte vicende, anche il suo ritiro forzato. Fabio, intanto benvenuto, ben ritrovato, ti avevo cercato per un po' di volte, però poi non siamo riusciti a beccarci. Sì, ho cercato di tenere un profilo basso vista l'età, quindi mi sono nascosto. Senti, che è successo ieri? Ma nulla, ho rotto il perno del forcellone, penso che sia stato difettoso, non si sa, comunque si è tranciato, perché ho dovuto fermarmi al 270 km speciale. Ovviamente mi è dispiaciuto per la tappa, perché stavo andando molto bene, ma anche per l'impostazione che avevo dato a questa Dakar. Diciamo, il mio sogno era quello, sarebbe stato quello di arrivare alla fine. Ho cercato di usare la seconda parte dei miei anni nei primi 6 giorni, per poi usare invece la prima parte dei miei anni, un po' più d'attacco, nella seconda parte. Però purtroppo io avevo una strategia, la dea bendata ha avuto un'altra strategia, forse ha vinto lei. Fabio, chilometro 270 hai detto, il chilometro che era a 6 soli chilometri dal 276, un numero particolarmente triste, perché è il chilometro dove è successo l'incidente al povero Paolo Concalves, quindi non eri troppo distante da quella zona. Tu hai visto qualcosa, cosa è successo? Ma non ho visto nulla. Diciamo che il destino ormai in quel chilometraggio è stato il mio destino, quello di rompere il perno del forcellone, il suo destino forse di iniziare un ulteriore Dakar, dove sicuramente verrà accolto come vincitore. Ho visto solo i suoi compagni di team che rientravano, che sono rientrati, siamo stati insieme dal momento stesso in cui poi io ho lasciato la moto al camion balè, ed erano veramente distrutti, come erano distrutti anche i meccanici che sono arrivati sul posto, per cui è difficile ad oggi fare una fotografia esatta di quello che ho visto. Sicuramente è stata una cosa che non avrei voluto passare di lì, non avrei voluto essere lì. So che Toby Price si è fermato e poi ha fatto fatica a ripartire, ma d'altra parte è così. Direi che è facile dire fa parte del mondo della Dakar. Sì, forse ad oggi si può dire che fa parte del mondo della Dakar. Quello che posso dire è che l'organizzazione della Dakar è stata esemplare, in questa manifestazione è esemplare, per cui non si può dire che sono mancati i soccorsi. No, in soli 6 minuti c'era l'elicottero. Non si può dire che loro non siano presenti in tutto e per tutto, dal momento stesso in cui tu ti possa fermare con la moto, dal momento stesso in cui ti possa succedere qualcosa. L'organizzazione, la sicurezza c'è, per cui sai, è facile dire sì, ma se una volta potevi dire sì, se si scorresse con il cap, se le moto fossero più piccole di cilindrata, se i serbatoi contenessero meno benzina. Ad oggi tutto questo c'è. Diciamo, la Dakar è questa. Effettivamente la tappa era veloce, ma la Dakar è veloce, va secondo me accettata così com'è. È tra virgolette una roulette russa. Delle volte, come tutte le cose nella roulette russa, può succedere qualcosa, però certo che non si può dire che gli organizzatori ad oggi non stiano facendo o non abbiano fatto tutto quello che è possibile per cercare di rendere il più sicuro questa velocità sicura. Rendere la velocità sicura è impossibile, però loro ad oggi sono al top in tutto e per tutto. Tu pensa che se tu cadi con la moto, dal momento stesso in cui la moto si rovescia, si accende un alert, automaticamente certo. Un alert, per sì. Cui loro sono informati che la tua moto è piegata, e se entro tot secondi o tot minuti tu non sollevi la moto, loro ti chiamano direttamente loro, per cui più di così penso che ad oggi non si possa fare. Va solo accettato che la Dakar è la Dakar. La tecnologia evidentemente fa la sua parte ed è dalla parte ovviamente dei piloti. Tuttavia, stage 8 oggi annullato in segno di rispetto nei confronti di Paolo Concalves, e quindi niente, noi ne approfittiamo anche per girettare così, però l'atmosfera è un po' spenta, è un po' sicuramente sottotono, come peraltro è giusto che sia davanti a un evento così drammatico, Fabio. Beh, sai, Paolo era un pilota simpatico, un pilota sempre presente, un pilota diciamo sempre adatto ad esserti di aiuto, per cui era una persona, una bella persona e un pilota forte. Quando succedono queste cose poi ti viene in mente, dal momento stesso in cui tu stai guidando a una certa velocità, che tutto può succedere, perché poi alla fine se vai a pensare che lui ha trovato diciamo un piccolo ostacolo che magari si poteva anche non sentire, però sai, facile uno spacchettamento, tante piccole cose sono fatali. Quando cominci ad andare 150, 160, 170 all'ora, capisci che il minimo errore lo paghi. Tra le tante cose che ho imparato alle Dakar, questa è la mia terza Dakar, sicuramente una è assolutamente vera, che ogni giorno è un regalo.
ogni giorno alla Dakar è un regalo, assolutamente sì, va vissuta la giornata, tant'è vero che penso che ad oggi anche con i team è difficile adottare una strategia, soprattutto in questo tipo di Dakar, perché che strategia puoi adottare? La strategia dell'ordine di partenza, della speciale vissuta giorno per giorno, è sempre difficile, per cui vedo che i team sono ancora un po' allo sbando, non sanno quando, non riescono forse a capire se è ora da attaccare o non attaccare, per cui vivono anche loro la giornata, per cui la vedo difficile deciderla a tavolino, per cui sarà una Dakar che si deciderà solo ed esclusivamente l'ultimo giorno. Grazie Fabio, grazie davvero per questo contributo, grazie, mi ha fatto piacere vederti e sicuramente ci vedremo ancora. Assolutamente sì. Tanto faremo una bella chiacchiera. Per forza di cose girerò nei paddock fino a venerdì. Fabio Fasola della Dakar 2020 Arabia Saudita.